Che cosa succede? Lì nelle zone dell'alluvione, mentre tantissimi volontari stanno spalando, a un certo punto c'è una ragazza, una donna, che si affaccia a un balcone e comincia a richiamare tutti. Vediamo, sabato scorso, queste sono di sabato scorso. Vediamo. Tutti qua che facciamo una roba che ci serve per il morale. Noi abitiamo qui per voi, volontari, ci state dando un grande aiuto, quindi un applauso con le vostre mani di fango. Non ce ne frega niente, siamo sporchi ma non ce ne frega niente. Grazie, grazie, grazie. Ecco, vedete che i volontari piano piano si avvicinano e cominciano a lasciare le palle per qualche istante e iniziano a ballare e a cantare Romagna mia. Questo sabato scorso, su quel balcone, quella ragazza di cui vi parlavo ha continuato a cantare, lei si chiama Rosy e oggi, esattamente una settimana dopo, è di nuovo lì, in collegamento. Rosy, ci sei? Ciao. Ciao Marco, ciao Italia. Eccoci. Sì, ciao. Ciao. Allora Rosy, a te. Dimmi. Vogliamo replicare? Guarda, è certo, perché a una settimana di distanza, grazie a tutti i volontari, le nostre case in questa via sono pulite. Ma la voglia dei romagnoli di farsi forza è sempre grande. Allora anche oggi si canta. Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al caso. Rosy Velasco con tutto il gruppo Bandiera Gialla. Sapete che quelle immagini vostre, sì, vostre di tutti i volontari, mentre cantavate Romagna mia, hanno fatto il giro del mondo, perché veramente hanno colpito e commosso per l'attaccamento che c'è alla propria terra. Ma quello che sta colpendo moltissimo è cosa siete riusciti a fare in pochi giorni. Se possiamo vedere... Aspetta, prima vediamo com'era la settimana scorsa, che abbiamo... delle immagini sulla settimana scorsa, ecco. Mamma mia, ecco. Questo è esattamente dove siamo ora, una settimana fa. Poi ecco, cercano, vedete, ci sono dischi anche, perché c'è un gruppo, Bandiera Gialla, che nella zona fa un sacco di serate, sono bravissimi, lì nella zona di Cesena. Sì, ecco, tutta Italia, vedete, tutto, tutto rovinato dal fango. Questa è una settimana fa e adesso facci vedere, Rosy. Perché è incredibile quello che avete fatto. E adesso è così. Vediamo. Adesso è così, grazie. Giriamo la camera, per favore, così vediamo. Ma noi... Sì. Vediamo. Tutto questo è grazie agli angeli del fango che noi in Romagna chiamiamo Kiburdel de Paciug, che sono quei ragazzi del Paciugo. Ah. Ed è grazie a loro se tutto questo... è stato realizzato grazie a loro e a tutti i volontari che ci ha mandato il comune. Quindi da parte nostra vogliamo proprio fare un ringraziamento, Rosy, ecco, stiamo enorme, vedendo, un forte applauso. Con le persone davanti non si vede, ma guardate che hanno ripulito tutto in pochi giorni. In pochi giorni hanno l'interno, chiaramente ci sono netti, segni, non c'è più mobilia, però sia lì fuori sia internamente è stato tutto ripulito. Senti, un disastro. Rosy, sì, era... di che cosa avete bisogno? Perché ho visto sono uscite anche delle raccolte fondi che so che ti hanno fatto molto arrabbiare, no? In questi giorni. Ecco, ecco. E questo infatti ci tenevo a dirlo, perché in questo momento che le case sono vuote, i riflettori si spengono, che insomma sembra che tutto sia finito, è proprio il momento invece che noi dobbiamo iniziare a ricostruire. E siccome...
sono nati tre profili finti a mio nome che chiedono ben 2.000 euro a tutte le persone che le contattano. Io sono qui a dire: non credeteci, non fidatevi, perché noi Bandiera Gialla non stiamo chiedendo soldi a nessuno. C'è una raccolta ufficiale italiana che prende soldi a favore delle persone alluvionate. Non vi fidate. Ecco, non vi fidate. L'unica adesso cosa che noi anche Bandiera Gialla chiediamo... Vedrete non solo per le vostre zone, ma per tutte le zone dell'alluvione, vedete passare proprio dei numeri che sono un IBAN, quindi quello è sicuramente un contatto ufficiale. Attenzione a chi mandate i soldi, perché tra le acque è pieno di squali. Eccolo lì, sta passando proprio in questo momento, quindi bravo, lo potete Marco, vedere così. E prendere appunti. Senti, voi vi chiamate Bandiera Gialla, ce la fate un pezzettino di Bandiera Gialla? Sì. Proprio sempre per incoraggiamento, come in alla vita. Ve la faccio subito. Vai. Ve la faccio immediatamente. Ti volevo solo dire che l'unica cosa che Bandiera Gialla chiedono è di lavorare in maniera tale da poter guadagnare e ricomprarci tutti i nostri strumenti che abbiamo perso nell'alluvione. Certo. Quindi noi adesso vi salutiamo, no, vi salutiamo, ti facciamo sentire a tutti il nostro inno. Vai. Che vedrai sventolar Bandiera Gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo c'è Bandiera Gialla, che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Grazie Rosy Velasco, grazie a tutti voi. Grazie! Bravi! Ecco, bravi, dice Guillermo. Bravi. Complimenti per quello che state facendo, veramente per voi stessi. Vieni, ma sindaco, anche un orgoglio vieni per l'Italia intera. Sindaco, abbiamo 10 secondi, so che vuole ringraziare tutti i volontari, che sono stati e sono tantissimi. Io voglio ringraziare tutti i volontari e i nostri concittadini per questo spirito. Lo avete visto questo spirito? Questo è quello che ci ha tenuto in piedi in questi giorni così difficili, ma per andare avanti abbiamo bisogno del sostegno di tutti e delle risorse per ripartire. Quindi grazie a tutti i volontari, sindaco, grazie, e grazie a tutti i cesenati romagnoli per questo grande cuore. Assolutamente, questi volontari sono cose concrete, senza retorica, no? Sono anche un esempio per tutti. Grazie. Allora, grazie Rosy Velasco, più tardi torneremo in quelle zone. Grazie perché... Marco, grazie. Ciao Rosy, ciao.